Buonasera e buon 5 ottobre 2018, come sempre dal vostro Samuele, nuova puntata di Pronosticando e insieme a me, come sempre, il nostro ospite Davide. Buonasera a tutti i telespettatori di Telemia e buonasera Samuele. Allora Davide, come va? Finalmente intanto ci siamo sbloccati. Come abbiamo fatto autocritica nelle prime puntate, ora viene da dire scusate il ritardo. Esatto. E è mancato quel piccolo gol del Benevento, sarebbe stata la ciliegina sulla torta. Ma come vedremo anche nelle prossime rubriche, tutti sono andati bene, quasi bene, sì, perché anche la schedina del tifoso, anche il semaforo è andato molto bene. Comunque vedremo mano a mano. Sia io, sia Daniele, sia Francesco abbiamo sbagliato le multiple, perché comunque le multiple è più difficile prenderle. Una partita ciascuno abbiamo sbagliato, quindi ne abbiamo indovinate 6 e tutti per un gol. Un gol è mancato. Guarda, a me. Ci hai anticipato, andiamo a vederle subito. La prima dovrebbe essere la tua, vediamo un attimo. Ok, infatti il pronostico di Davide prevedeva campionato tedesco, Bundesliga, Wolfsburg, Borussia di Mönchengladbach, risultato finale 2-2, Davide aveva pronosticato gol a una quota di 1,65, campionato tedesco sempre Bundesliga, Bayer Leverkusen contro Borussia Dortmund, risultato 2-4, Davide aveva pronosticato l'X2 molto alto, una quota di 1,44 per essere una doppia, campionato danese, la Superliga N, il Midland contro l'Obro, risultato tennistico quasi 5-2, aveva pronosticato Davide molto tranciante, quota 1,22. Campionato spagnolo, la Liga, Granada-Cordoba, Davide aveva messo 1 come pronostico a 1,60, definita 4-2. Campionato francese, Ligue 1, Lille-Marseille, Davide aveva pronosticato over 2,5 a una quota di 1,65, finita 3-0, quindi ok, ed ecco la nota dolente. Campionato italiano, Serie B, Benevento-Foggia, Davide aveva pronosticato 2 gol casa, purtroppo è finita 1-3, avesse pronosticato 2 gol esterni, che erano molto più alti probabilmente, avrebbe preso una super schedina. Perché poi andiamo a vedere l'ultima partita in questione, era campionato brasiliano Serie A, International Vittoria, Davide aveva pronosticato un risultato molto particolare, multigol casa 2-3, cioè che la squadra di casa avrebbe dovuto segnare o 2 o 3 gol, cioè né meno di 2 né più di 3, è finita 2-1, ha una quota monster di 2,16, quindi un moltiplicatore quota di 30 che è stato perso purtroppo Davide per un gol del Benevento. Per un solo gol, il peccato è stato che cosa? Intanto le ultime 3 partite, il Lille, il Benevento e l'International di Porto Alegre erano tutte e 3 concomitanti, cioè andavano, giocavano allo stesso orario alle 21 di domenica. Intanto il peccato sul Benevento per due motivi: uno, la squadra forse insieme al Verona più forte della Serie B, una squadra che ha un attacco prolifico e in più una squadra che, guardando il Foggia, che occupava le ultime posizioni anche se con la penalizzazione, pian piano sta rientrando. Non solo, il gol del Benevento, l'1-0, l'aveva fatto al 7° minuto di gioco. Cioè, quindi ci sono stati altri 83 minuti anche più recupero, regolamentari, anche 90. Più altri 5 di recupero, quindi altri 90 in pratica. E il Benevento, anche se ha perso, io non avevo pronosticato né la vittoria né niente, 2 gol del Benevento e purtroppo non ce l'ha fatta a fare il secondo. E il peccato qual è stato? Che sia il Lille che l'International di Porto Alegre, il Lille ha fatto il 3-0 al 90°, quindi l'over 2,5 è entrato alla fine, e l'International ha fatto il 2-1 all'87°. Magari con questi due risultati acquisiti prima certo, uno avrebbe potuto fare la copertura. Certo. Il peccato è stato anche questo. Certo. Però io penso che nel contesto perdere una schedina multipla con un moltiplicatore 30 con un solo gol è purtroppo un peccato, sì. Però questo purtroppo sì. Però dai, abbiamo avuto delle note positive, andiamo a vederle. Ok, seconda diapositiva, la vediamo subito, ed è la schedina del raddoppio. Non è questa, la prossima, perfetto. Il pronostico del raddoppio prevedeva campionato inglese, la Championship, Preston West Bromwich, Davide aveva pronosticato over 1,5, ampiamente preso perché è finita 2-3 a una quota di 1,29, campionato belga, la Jupiter League,
Davide aveva pronosticato l'1, il Genk vittorioso sul Zulte Waregem, finita 4-0, quindi massacrati. E poi il campionato portoghese, la primera, il Rio Ave Boavista, Davide aveva pronosticato 1x, è finita 2-1 per il Rio Ave, quindi presa una quota di 1,23. Quindi chiunque avesse giocato questa schedina pari pari com'è, avrebbe raddoppiato esattamente la posta in palio, avrebbe vinto 2,14 la propria posta. Sì, qui per come sono andate, viene da dire che uno si risparmiava anche la copertura. Certo, beh, sono risultati scontati. Molto... Forse un raddoppio che mi ripaga un po', e dico scusate il ritardo, dei raddoppi precedenti dove qualcuno è andato male per un gol, qualcuno un 1x addirittura che finiva a 2. Qui invece, tranne il primo tempo tra Preston e West Bromwich, che si era concluso ancora 0-0, perché queste due squadre i 5 gol li hanno fatti tutti nella ripresa. Pazzesco. Quindi diciamo il primo tempo, che era anche la prima partita che giocavano alle 16, era un po' preoccupante, ma poi è entrato subito l'over 1,5 e le altre due, sinceramente, il Genk 4-0 non c'è. Beh, infatti. Il Rio Ave, che tra l'altro era 1x, vinceva a fine tempo 2-0 e un uomo in meno. Il Boavista aveva anche un uomo in meno. Esatto. Quindi, forse uno dei raddoppi più, tra virgolette, facili, diciamo. Più facili e più semplici che ci possano essere, però le puntate precedenti hanno dimostrato facile non è mai, comunque, che non è semplice nemmeno prendere i raddoppi. Assolutamente. Vediamo la prossima videata, vediamo un po' che cosa abbiamo. Dovremmo avere il semaforo di Roberto, vediamo un attimo. Ok, allora Roberto aveva pronosticato Parma-Empoli 1x ed è finita 1-0, Montpellier-Nimes aveva pronosticato 1x ed è finita 3-0, Chievo-Torino aveva pronosticato l'X2 ed è finita 0-1, NAC-Breda-PSV Eindhoven 2 fisso è finita 0-2 e Club Brugge contro Cercle Bruges aveva pronosticato 1 ed è finita 4-0, ha fatto l'amplen delle quote verdi. E però la quota più alta era Parma-Empoli, che noi siamo andati a evidenziare in fucsia. Intanto io, scusa, ti interrompo, ho aspettato che tu finissi le quote verdi. Intanto vorrei approfittare per salutare sempre Roberto, certo, e continuare sempre a ringraziarlo per la sua collaborazione e fare i complimenti, perché se noi andiamo di nuovo, sì, nella schermata, intanto ha preso tutte le quote verdi. Tutte. E come dicevo io prima, che questa settimana ce l'ho fatta finalmente a prendere un raddoppio, non è facile prendere le quote verdi, abbiamo visto in precedenza il perché. Ma poi erano quote verdi, ma non tanto verdi, perché insomma già andiamo in una quota di superare un evento. Ha preso anche un bel po' di quote gialle, ha preso qualche quota rossa, quindi ed è stato anche sfortunato, perché ci sono state due partite rinviate, magari le avrebbe prese, certo, chi lo sa, certo, non lo sapremo mai, però devo fare i complimenti, perché anche lui si è superato in questa settimana. E diciamo che è stata una bella settimana. Assolutamente. Allora, tu qua, Davide, avevi pronosticato nelle verdi, vabbè, prese tutte. Io qui avevo scelto NAC Breda PSV Eindhoven il 2. E io ho scelto il PSV. Vabbè, è ho un fatto una passeggiata. Io avevo scelto Parma Empoli 1x. È andata bene a tutti e due. Tu sei andato sul sicuro, doppia. Però era la quota più alta. Sì. Effettivamente. Però era anche doppia. Vabbè, certo. Andiamo nelle quote gialle. Complimenti, perché non è facile. Assolutamente. Andiamo nelle quote gialle. Allora, Roberto ci ha pronosticato Angers Ginkamp 1, è finita 0-1, quindi questa non è andata bene. Però è andata bene Strasburgo Dijon over 2,5, finita 3-0. Come è andata bene Norimberga Düsseldorf, questa era veramente difficile perché aveva pronosticato il no goal, vuol dire che una delle due squadre non avrebbe segnato, infatti è finita 3-0. Ma in più ha fatto Argentinos Juniors Racing 2 ed è finita 0-2 a una quota di 2,25, mentre l'ultima partita, sempre argentina, Teleres contro Sant'Elmo, è stata rinviata per maltempo. Qui, Davide, tu avevi pronosticato invece? Io qui avevo pronosticato Strasburgo Dijon over 2,5, quindi bello 0. Io invece avevo pronosticato Argentino Junior Racing 2, ho preso la seconda quota più perché alta. Perché tu, mi ricordo le tue parole, ti sei fidato di Roberto. Ti l'ha capata argentina, è bravissimo. Perché sai che nel campionato argentino lui lo segue molto, lo guarda, lo pronostica spesso e anche in modo corretto, quindi sinceramente non sta sbagliando un colpo nel campionato argentino, quindi è facile in questo momento dargli ragione. Sì, perché comunque quando si è nella settimana positiva, allora uno deve approfittare. Certo. Andiamo nelle quote rosse, quelle veramente difficili. Allora, la prima partita pronosticata da Roberto è stata Reims Bordeaux X fisso,
presa in pieno a una quota elevatissima 3.15 ed è finita 0-0. Poi Schalke 04, Mainz quota 2 a 5.25, è andata male perché è finita 1-0. San Lorenzo Tucumán 1 più gol è stata rinviata. Wolfsberg contro Salisburgo 1 quota monster è finita 1-4, è andata male, ma si è superato con Admira Wacker Altach 2, e ricordiamoci che l'Altach era ultimo in classifica desolatamente solo, ed è finita 2-4. Sì, ultimo in classifica, ma non che l'Admira sia chissà in quale posizione di primi, di prime classifiche, no. Allora, qui se possiamo un attimo tornare sull'immagine, sì, così spiego anche meglio. Intanto volevo ultimare, per le quote gialle, lui, a parte la partita rinviata, l'unica che ha sbagliato, era forse una delle più semplici. Ecco perché ti dico che non è mai semplice, perché il Guingamp occupava l'ultima posizione del campionato francese, aveva un solo punto, e l'Angers veniva da 3-4 partite ben giocate. Invece sulle quote rosse io avevo detto che la quota San Lorenzo Tucumán, sebbene molto grande, perché era una quota 5,50, poteva essere una quota che poteva uscire, diciamo, qua purtroppo è stata rinviata e quindi non abbiamo la controprova. Esatto. Non ero d'accordo su Salisburgo. Roberto, secondo me, lì ha fatto una forzatura. Sì, perché Salisburgo ha fatto la sua nona vittoria consecutiva. Infatti, secondo me, era molto difficile che il Salisburgo perdesse in casa del Wolfsberger. Admira Altach, che avevo detto che era una quota che si poteva giocare perché poteva essere una quota vantaggiosa, infatti è uscita, e tu, se non sbaglio, tu hai scelto questa. Esatto, io ho scelto Admira Altach. Io vedevo più il pareggio tra Reims e Bordeaux, perché sono due squadre che occupano la metà classifica in entrambi, erano nello stesso momento di forma, e se tu ricordi bene io avevo anche detto che erano due squadre che segnavano molto poco. E avevo anche sbilanciato un risultato esatto, quasi, ho detto secondo me questa partita potrà finire in pareggio e io do massimo 0-0 o 1-1, non più di questo, è finita 0-0. Quindi abbiamo fatto l'unplay tutte e tre? Abbiamo fatto l'unplay a una quota 8,5. E io sono stracontento e dico sempre scusate il ritardo. Però sono un po' rammaricato perché quel golletto del Benevento mi avrebbe permesso di fare l'unplane e mi ripagava un po' anche di qualche schedina. Quota 30, effettivamente. Allora, prossima vediata dobbiamo avere la schedina del tifoso. Vediamo un attimo. Quella di Daniele Ferrò mi sembra che fosse, sicuramente. Vediamola un attimo. Prossima vediata, grazie regia. Vediamo un attimo. Eccola qua. Allora, Daniele ci aveva pronosticato campionato italiano, Serie A, Parma-Empoli 1x ed è finita 1-0, quota piombata, presa in pieno. Campionato italiano, Serie A, Juventus-Napoli aveva pronosticato gol, finita 3-1, quindi presa. Ecco qua l'unico errore, questa anche è bruttissima. Schalke 04, Mainz, aveva messo over 1,5, purtroppo finita solo 1-0. Campionato russo, Premier League, Lokomotiv Mosca contro l'Akhmat Grozny, aveva pronosticato over 1,5, è finita 2-0. Sempre campionato di Serie A, italiano, aveva pronosticato la vittoria del Genoa a Frosinone, ed è così avvenuto, 1-2, 2 fisso, quota 2,20. Campionato austriaco, la tipico Bundesliga, il Wolfsberg contro il Salisburg, aveva pronosticato 2 fisso, ed è finita 1-4, quota 1,55. E campionato inglese, Premier League, aveva pronosticato la combo o gol o over 2,5, ed è finita 1-1, quindi gol a una quota di 1,32. Quindi Daniele ha sbagliato solo ed esclusivamente un moltiplicatore, quota 22, solo per un gol dello Schalke 04, un po' come hai fatto te. Sì, infatti. Bravissimo Daniele, io veramente. L'avevo detto prima, intanto colgo l'occasione intanto per salutare Daniele, e anche a lui sono doverosi, perché ed è anche un piacere farli, complimenti, perché ha fatto una schedina quasi perfetta, molto variegata anche. Non si può purtroppo dire perfetta perché è mancato un gol. Anche lui come me è stato molto sfortunato, anzi lui più di me, devo essere sincero, perché a me è mancato un gol che doveva fare per forza il Benevento. Per forza. A lui è mancato un gol. Un gol di chiunque. Poteva farlo o lo Schalke o il Mainz. Poteva farlo anche l'arbitro. E ti dirò di più. Con lui più o meno stesso minutaggio. Io primo gol del Benevento al settimo. Questa partita si era sbloccata al dodicesimo. Lo Schalke ha fatto l'1-0 al dodicesimo. Per 80 minuti di partita non anche c'è stato più nessun gol. E io gli faccio anche i complimenti doppi perché... quando visionavamo la sua schedina e tu chiedevi il parere a me partita per partita, io avevo detto, ed è giusto che lo dica perché sia obiettivo, io non vedevo
e l'ho ripetuto più volte, il gol di Juventus-Napoli, perché io facevo una partita così come effettivamente è stata, cioè la Juve che va come un treno e che secondo me non si sarebbe fermata nemmeno di fronte al Napoli. Sinceramente il Napoli il gol l'ha trovato all'inizio, diciamo che è stato un gol a freddo per la Juve che poi è riuscita subito a ribaltare, ma prevedevo quel tipo di partita che c'è stata, però il gol qua è uscito, quindi complimenti a Daniele, è un peccato anche per lui perché meritava anche lui una... Diciamo migliore. Che è stata una bella settimana, ma manca ancora una schedina, Davide, quella hai di proprio Francesco. 5 minuti di spiegarci. Sì, velocemente, andrà. Intanto saluto anche Francesco. Possiamo tornare in studio, grazie regia. Sì, saluto anche Francesco, faccio i complimenti, ciao. Faccio i complimenti anche a lui perché si è avvicinato molto di più alla prima schedina che aveva dato telefonicamente, però ricordiamoci che quella prima schedina aveva fatto una quota di 222, quindi prendere una quota 222 non capita più. Non so se l'avrebbero mai pagato. Forse capita una volta al mese. Comunque sia, lui qui aveva variegato un po' le partite, non aveva giocato solo sulla Serie A, aveva fatto sempre 7 partite, con un moltiplicatore quota di 29,04, quindi avevamo arrotondato a 29 con il bonus, ne ha indovinate anche lui 6 e anche lui ne ha sbagliata una sola, e anche lui per un gol mancato. Quindi non si tratta di segni, tratta di un semplice il massimo gol. Della sfortuna. Però. Lui aveva pronosticato, le dico velocemente, Roma-Lazio, aveva messo come pronostico l'over 2,5 con una quota di 1,60, il risultato è finito 3-1, quindi azzeccata. Poi Arsenal-Watford in Premier League, pronostico 1, quindi vittoria Arsenal a 1,47 di quota, risultato 2-0, quindi presa. Chelsea-Liverpool, quindi il big match della Premier League, lui aveva pronosticato l'over 2,5, quota 1,55, che non era nemmeno una quota altissima per un over, proprio perché sono due squadre molto forti, con un attacco formidabile entrambi, risultato 1-1, questa purtroppo... E Liverpool nel secondo tempo si è mangiato l'ira di Dio. Sì, però è anche vero che l'1-1 l'ha fatto quasi al 90esimo, quindi è stato sfortunato nel complesso della schedina perché ne ha sbagliata solo una per un gol, però sarebbe stato molto fortunato perché in pratica per prenderla doveva trovare due gol nei minuti finali, perché uno c'è stato il 90. Diciamo che secondo me il più sfortunato è stato Daniele. Secondo me sì, in modo obiettivo sicuramente, perché Daniele, la tua comunque mancava un gol di una squadra, a me doveva segnare il Benevento per forza. Lui poteva segnare a chiunque. Daniele bastava una delle due, appunto, nella scaletta della sfortuna Daniele, lui, Davide, vince. Francesco. Andiamo avanti, poi Juventus-Napoli, che anche lui aveva pronosticato gol, che io non vedevo, con una quota di 1,90, una bellissima quota, il risultato 3-1, quindi presa anche questa. Poi Fiorentina-Atalanta, lui aveva fatto un pronostico di 1x, doppia chance 1x, quindi quasi era coperto bene, comunque con una quota vantaggiosa di 1,37, risultato 2-0, quindi indovinata anche questa. Poi Parma-Empoli, pronostico doppia chance 1x con una quota di 1,36, anche qua una bella quota, risultato 1-0, quindi indovinata. E infine il serale Sassuolo-Milan, giocata domenica alle 20:30, pronostico 2, e qua io lo vedevo, però era anche una piccola sorpresa perché il Milan non era riuscito a vincere nel turno infrasettimanale a Empoli, si presentava a Sassuolo senza Higuain, quindi contro un Sassuolo in formissima che aveva perso solo con la Juve, eppure risultato diciamo giusto per il pronostico di Francesco che aveva messo il 2 a 2,25, risultato 1-4, quindi questo è stato un bel 2 preso da Daniele. Perfetto, quindi, allora diciamo che tutto quello che è stato ormai è vecchio e partiamo con la schedina nuova, grazie regia, prossima videata. E c'è il primo pronostico di Davide, eccola qua. Allora, li leggo molto velocemente, poi Davide ci darai un riassunto. Qua è già comparsa tutta. È già, sì, ce l'abbiamo già tutta. Non abbiamo la suspense. La suspense della partita, vabbè, ormai. Ok, campionato inglese, Premier League, Leicester-Everton, over 2,5, a una quota di 1,85. Campionato inglese, la Championship, Sheffield United contro Hull City, 1 a una quota di 1,60. Campionato inglese League One, Portsmouth contro il Gillingham, 1 a una quota di 1,50. Campionato italiano Serie A, Milan-Chievo, risultato 1, quota 1,30. Campionato inglese Premier League, Southampton-Chelsea,
Risultato 2, una quota di 1,60. Campionato inglese, Premier League, Liverpool, Manchester City. Risultato gol a una quota di 1,50. Campionato italiano, la Serie B, Palermo Crotone, over 1,5, quota 1,34. Tutto questo per generare un moltiplicatore 19, cioè vale a dire 19 volte tutto quello che voi vorrete scommettere. Davide, ti sei proprio imbarcato nel campionato inglese in tutti i modi? Sì, inglese e italiano. Esatto. Non c'è altro, perché se noi vediamo. Sono 5 inglesi. 4 partite. Anzi, addirittura sì, 5 partite inglesi e 2 italiane. E 2 italiane, una di Serie A e una di Serie B. Sì, e anche qui, a parte il Milan, io sono andato a scegliermi partite di squadre meno blasonate. Possiamo proprio vedere la schermata, grazie, sì, regia. Proprio perché stanno capitando sorprese dietro sorprese, abbiamo visto anche in Champions League, perché c'è stata la 3 giorni di coppe. Il Bayern che non vince in casa, il Real Madrid che addirittura va a perdere in casa del CSKA Mosca, il Liverpool che cade a Napoli alla fine, però comunque tra le due squadre, anche se era una partita ostica, doveva essere quella favorita, quindi ci sono state molte sorprese. E allora io continuo a pensare che ogni 3 giorni è molto difficile cadere, perché ormai non ci sono squadre materasso, ci sono squadre attrezzate che sanno difendere, che sanno andare anche in gol. E le squadre forti, che ormai non giocano più il calcio di una volta, cioè a fare il primo, il secondo gol e poi a difendersi, ma giocano un calcio pienamente aperto, quindi puntano a fare più gol possibili, ormai si gioca anche per fare spettacolo, non solo per vincere, quindi un gol le squadre forti lo possono prendere da chiunque. E allora io sono andato sì sui segni, ma su squadre meno blasonate, quindi che hanno meno impegni infrasettimanali. È l'unico big match che è Liverpool-Manchester City, l'ho giocato gol perché secondo me sono due squadre molto forti con attacchi formidabili. Ora io velocemente commento partita per partita. Leicester-Everton, ho scelto una quota di over 2,5 perché intanto campionato inglese, Premier League, 8ª giornata, entrambe occupano più o meno la metà della classifica, il Leicester ha 12 punti mentre l'Everton ne ha 9 in 7 giornate, quindi sono squadre più o meno della stessa portata. Il Leicester ha fatto 13 gol e subiti 10, quindi ha una media tra fatti e subiti di più di 3 gol a partita. Stessa cosa l'Everton, 11 fatti e 11 subiti. Anche l'Everton ha una media gol tra fatti e subiti di 3 a partita. Tra l'altro il Leicester nelle sue 3 partite casalinghe è andato sempre in over 2,5 e l'Everton nelle sue 3 trasferte è andato sempre in over 2,5. Quindi statistiche alla mano. Entrambe le squadre vanno spesso in over, hanno una media tra fatti e subiti di 3 gol a partita e io qui pronostico un over 2,5 che in Inghilterra è sempre quotato molto alto, certo. Però esce ed esce spesso, quindi la quota 1,85 secondo me è una discreta quota. Nelle serie minori invece andiamo alla Championship, quindi sarebbe la Serie B inglese, io pronostico un 1 dello Sheffield. Intanto qua siamo alla 12ª giornata, quindi siamo abbastanza più avanti. E perché pronostico un 1? Perché lo Sheffield United attualmente occupa la prima posizione nella Serie B inglese con 22 punti in 11 giornate, mentre l'Hull City è terzultimo con soli 8 punti, quindi c'è un bel divario tra le due squadre. Tra l'altro lo Sheffield viene da 3 vittorie consecutive, quindi è un buon momento di forma, mentre l'Hull City ha perso 7 delle ultime 10 trasferte. E qui è un campionato dove si segna tanto, ma dove le squadre casalinghe la fanno da padrone. Lo Sheffield è capace magari di vincere in casa e poi di andare a perdere in trasferta con una squadra di bassa classifica. C'è molto divario perché i campionati. C'è molta forbice più per lo spazio. Sì, una forbice perché in casa si vince spesso. Tra l'altro lo Sheffield, come dicevo prima, è molto forte in casa e ha vinto le ultime 4. Quindi viene da 3 vittorie consecutive e da 4 vittorie casalinghe consecutive. L'Hull in trasferta le ha perse tutte. Quindi, secondo me, qui una quota 1,60 di una squadra favorita, tra l'altro prima, è una quota abbastanza allettante. Intanto vorrei ricordare, prima di commentare le altre partite, che le partite sono sempre 7 e che le prime 3 si giocheranno di sabato, tutte allo stesso orario, alle 16. Mentre le altre 4, quindi dal Milan fino ad arrivare a Palermo Crotone, saranno partite che si giocheranno di domenica. La terza partita che io ho scelto è Portsmouth-Gillingham. Qua scendiamo alla League One, quindi sarebbe la Serie C inglese.
altra squadra favorita, il Portsmouth. Io ho giocato l'1 a 1,50, cioè ho pronosticato l'1 a 1,50, perché anche qui il Portsmouth occupa la prima posizione con ben 27 punti in 11 giornate, quindi il Portsmouth sta facendo davvero un campionato a sé. Il Gillingham, terz'ultimo, 8 punti, quindi la media di meno di un punto a partita, considerato che siamo anche qui alla 12ª giornata. Il Portsmouth è imbattuto, su 11 partite ne ha 28 e pareggiate solo 3, quindi è molto forte. Il Gillingham invece ha perso già 6 partite su 8 quest'anno, su 11, quindi c'è un bel divario. Certo. Tra l'altro in casa vince quasi sempre e il Portsmouth ha fatto ben 21 gol in casa. Invece il Gillingham, al contrario, ha perso 5 trasferte su 6, subendo già 20 reti. Quindi c'è un netto divario tra le due squadre. Qui si poteva pronosticare anche una combo, un 1 più over. Però, essendo categorie minori, e come abbiamo sempre detto nelle categorie minori, le quote sono abbastanza alte anche di squadre favorite, una quota 1,60 allo Sheffield e una quota 1,50 al Portsmouth, secondo me sono quote alte, molto buone per il livello delle due squadre. Poi, finalmente, inizio a dare credito anche alla mia squadra, visto che tu la settimana scorsa hai svelato pure la mia fede. No, l'hai svelato tu la mia, comunque, vabbè. Sai le critiche che ho avuto. Però tu l'hai negata, io no. Però io l'ho sempre giocato in modo obiettivo. E anche qui non lo gioco da tifoso, non lo pronostico da tifoso, lo pronostico in modo obiettivo, perché è in un buon momento. Ha vinto a Sassuolo, ha vinto ieri sera in rimonta contro l'Olympiacos in Europa League, e gioca contro una squadra ultima in classifica, perché qua siamo 8ª giornata, il Milan è a metà classifica, 9 punti, in 6 giornate ricordiamo che il Milan ha ancora una partita in meno da recuperare proprio contro il tuo Genoa. Magari fosse mio. Il Chievo invece è ultimo in classifica con meno un punto, perché ha subito a inizio campionato una penalizzazione di 3 punti, però se ancora è a meno un punto vuol dire che non ha mai vinto. Il Milan non perde da 8 partite ufficiali, 5 vittorie e 3 pareggi. L'unica sconfitta c'è stata a Napoli nella prima giornata. Il Chievo invece, come ho detto prima, non ha mai vinto, ha subito 5 sconfitte e solo 2 pareggi. Come ho detto anche prima, viene dalla bella vittoria in rimonta in Europa League, anche dalla bella trasferta di Sassuolo, mentre il Chievo viene da 3 sconfitte consecutive, quindi secondo me l'1 del Milan a 1,30 ci può stare, dai, ci può stare. Finalmente dovrebbe essere possibile. Ce la dovreste fare, dai. La sua prima partita in campionato in casa, visto dai, ce la dovreste fare. L'Atalanta gli è sfuggita all'ultimo momento. Andiamo avanti. Southampton Chelsea, sempre Premier League. Qui pronostico un 2 ad 1,60 e per essere il Chelsea molto favorito. È vero che gioca in trasferta, però il Southampton sta andando molto male. L'1,60 è una bella quota, secondo me, da giocare. Anche perché Chelsea è vero che è terzo in classifica, però è a soli 2 punti dal primo posto, che è occupato da Liverpool e Manchester City. Quindi alla fine i punti dal primo posto sono soltanto 2. Ha ben 17 punti in 7 giornate, quindi ha lasciato solo 2 pareggi per strada. Southampton invece ha solo 5 punti in 7 partite, è penultimo, quindi occupa le basse posizioni. Imbattuto in campionato il Chelsea, è stato sfortunato la settimana scorsa perché il Liverpool gli ha raggiunto il pareggio proprio alla fine, altrimenti avrebbe battuto anche il Liverpool nello scontro diretto, quindi 5 vittorie e 2 pareggi. Southampton invece viene da 2 sconfitte consecutive, molto forte in casa il Chelsea e anche in trasferta, perché ha fatto 4 vittorie su 5 quest'anno in trasferta, quindi è andato bene anche fuori casa. Southampton invece non ha mai vinto in casa quest'anno, quindi anche le statistiche, a parte la forza, dicono questo. E io l'unico 2 in questa schedina l'ho voluto rischiare sul Chelsea, perché secondo me lo potrebbe portare a casa tranquillamente, cioè, magari non tranquillamente, però ha le potenzialità per farlo. Poi Liverpool-Manchester City, partitona proprio, non c'è bisogno di dire niente. Io, come ho detto prima, se devo giocarmi una squadra blasonata me la vado a giocare gol, perché sinceramente, a parte il Chelsea che lo vedo molto favorito, qui non saprei proprio cosa giocare, perché è una partita da 1x2. Allora, per la forza che ha il Liverpool, anche se non l'ha dimostrata a Napoli, perché ha giocato forse la sua più brutta partita dell'anno, la prima dopo un anno che la non prima gioca... dopo un anno, e la prima dove non è andata in gol, infatti, quindi spero non succeda questa settimana. Trova dall'altra parte il Manchester City, altra squadra che segna caterve di gol. La quota gol è a 1,50 e ti posso anche dire che per
essere Liverpool, Manchester City, con gli attacchi che hanno, la quota 1,50 è anche buona. Infatti parliamo delle prime due della classe, scontro diretto, entrambe con 19 punti, entrambe con 6 vittorie e un pareggio, e come ho detto prima, segnano in pratica la media di 3 gol ciascuno, in pratica, a partita. E hanno, è vero che hanno subito solo 3 gol in tutto il campionato, però è anche vero che adesso si affrontano i due attacchi più forti. Secondo me la quota gol può andare bene. Ci sta. Anche perché Liverpool ha sempre segnato in casa e il City ha sempre segnato in trasferta. Speriamo che facciano così anche questa domenica. Infine, è questa, al contrario della settimana scorsa, che purtroppo è andata male solo per un gol del Benevento, qui se le prime 6 vengono prese, la settima partita è l'unica che si gioca di domenica alle 21, quindi qui in una multipla con una quota 19 c'è possibile anche la copertura. Ma io penso che questa sia una partita veramente grandi però gol. Guarda, sono due squadre che vanno sempre in gol, stiamo parlando di Palermo-Crotone, Serie B, però l'over 1,5, la quota 1,34 è alta, quindi chi lo sa, magari può essere anche una quota fuorviante. Ecco, bravo, anche perché qua siamo solo alla settima giornata, si sono giocate solo 6 partite in Serie B. Entrambe le squadre occupano la metà classifica. Il Palermo ha 8 punti e il Crotone 7, quindi un solo punto di differenza. Però il Palermo ha fatto 9 gol e subiti 6, mentre il Crotone ha fatto anche lui 9 gol e subiti 10. Sono entrambi con una media di circa 3 gol a partita, tra fatti e subiti, quindi un over 1,5 significa almeno 2 gol, certo, ci potrebbero stare. E tra l'altro tutte le loro partite di quest'anno, ma tutte, sono finite tutte over 1,5. Speriamo non sia questa quella che non finisca. Quindi diciamo che se i pronostici vengono così come li ho fatti, le squadre che sono più forti, Sheffield, Portsmouth e Milan, perché io ho giocato molti segni in questa schedina, e effettivamente escono come devono uscire, l'unico rischio potrebbe essere il 2 del Chelsea, ma nemmeno, perché c'è un forte divario tra le due squadre. Quindi comunque, penso che Davide sia stato esaustivo ed esauriente. Penso abbastanza. Quindi abbiamo le statistiche. Benito, noi abbiamo avuto modo di vederla, di commentarla, l'abbiamo lasciata in sovraimpressione per più tempo possibile, in modo che voi abbiate potuto prendere gli appunti adeguati per poi prendere qualche spunto oppure prenderla di sana pianta. Quindi di conseguenza ognuno può fare come meglio crede, cioè può prenderla tutta oppure può dire no, di queste squadre ne prendo 5, 4, 3. Noi vi diamo sempre lo spunto, anzi Davide vi dà lo spunto per poi giocarla. Poi naturalmente ognuno può giocarla tutte e 7 le partite oppure di meno, questo non c'è problema. Sì, mi dispiace, non l'abbiamo detto all'inizio, che oggi purtroppo con questo maltempo che c'è stato abbiamo problemi con la linea telefonica, esatto, quindi sì, non sì. Possiamo purtroppo, ci ha sradicato i fili, per oggi ricevere telefonate, altrimenti mi avrebbe fatto piacere anche commentare le mie schedine o anche ricevere i consigli e la schedina di un altro tifoso, però cercheremo nelle prossime. Andiamo puntate. Davide alla seconda schedina? Sì, vuoi mandare magari anche le mail per la schedina del tifoso? Assolutamente sì, chiunque volesse mandare le vostre mail per la schedina del tifoso deve solamente scrivere a pronosticandotelemia@libero.it, quindi una cosa molto facile, basta che voi scriviate e vi verrà pubblicata la vostra schedina. Andiamo al raddoppio di Davide, eccolo qua, campionato tedesco, Bundesliga, super favorito Borussia Dortmund contro l'Augsburg, risultato 1, quota 1,45. Campionato inglese, Championship, West Bromwich Reading, over 1,5, una quota veramente piccolina, 1,19. Campionato brasiliano, la Serie A, Grêmio contro Bahia, risultato 1 a una quota di 1,35. Come sappiamo è un raddoppio, quindi il suo moltiplicatore sarà poco più di 2 ed è 2,33. Sì, è vero che questo Bromwich Reading è una quota bassina, però è anche vero che il Borussia e il Grêmio, ma soprattutto il Borussia, è una quota un po' più altina per un raddoppio. Infatti da un raddoppio anche mangiare. Perché il raddoppio della precedente settimana, che fortunatamente finalmente è stato preso, aveva una quota di 2,13, qua siamo saliti un po'. Diciamo che mi ha dato fiducia anche a me stesso il raddoppio preso la settimana scorsa. Qua sono andato su due squadre che attualmente sono molto in forma, e nella partita del campionato di Serie B inglese, perché chi ha seguito le puntate precedenti, se ben si ricorda, io ho sempre detto che nel campionato di Serie B inglese, anche nelle serie minori, si segna molto, e soprattutto il West Bromwich. Intanto, la prima partita, Borussia
Augsburg o Angusta, o Augusta come lo in più di un modo viene chiamato sia su diretta che nei vari siti di scommesse. Io pronostico l'uno. Intanto, prima di andare avanti con le partite, voglio precisare che il Borussia si giocherà di sabato, sarà la prima partita delle tre alle 15:30. La seconda partita sarà il West Bromwich, sempre di sabato alle 16, quindi mezz'ora dopo l'inizio del Borussia. L'altra partita, e non posso fare a meno perché quando si tratta di un raddoppio vuol dire che uno rischia una quota 2, quindi rischia magari cifre più alte, si giocherà nella notte tra sabato e domenica. Però la possibilità di coprirla c'è lo stesso, perché se si acquisiranno le prime due, il West Bromwich contro il Reading finirà alle 18, quindi una tutto il tempo la sera per andare, chi volesse farlo, a coprire il Gremio. Il Gremio contro il Bahia giocheranno la notte tra sabato e domenica alle 2 ore italiane. Allora ti aspetto alle 2 davanti al televisore. 2 ore italiana, io la seguo. Vabbè, sì. Tra sabato e domenica, se la domenica non si lavora, a quell'ora possiamo anche rimanere. Naturalmente, sì, infatti. Ne vale la pena. Non faccio altro che guardare il Gremio alle 2 del mattino. Ne vale la pena. Allora, se andiamo di nuovo, ecco. Grazie regia. Allora, Borussia Dortmund 1. Intanto, settima giornata in Bundesliga. Il Dortmund, e sembrerà strano, è primo in classifica. Quindi più avanti del Bayern, molto che sta favorito. Un po' zoppicando il Bayern, molto, però. E da quattro partite che non vince, non succedeva da diversi. E c'ha una squadra monster. Intanto, è proprio la Augusta l'ha messo in crisi. È stata la squadra che gli ha pareggiato la partita al 90esimo un paio di settimane fa. E lì, diciamo, è iniziata la piccola, in un tunnel di. Che poi piccola crisi, ha fatto una sola sconfitta in questo trittico. Sì, però non ha vince. Fatto molti pareggi, quindi non vince. Non perde, ma nemmeno vince. Il Borussia, dicevo, primo in classifica con 14 punti in 6 giornate. L'Augusta invece è ottavo con 8 punti, comunque non un brutto bottino per l'Augusta. Però il Dortmund è imbattuto, ha fatto 4 vittorie e 2 pareggi. L'Augusta ha già perso 2 partite quest'anno e tra l'altro in casa il Dortmund quest'anno ha sempre vinto e dei 19 gol totali, che sono tanti in 6 partite, la media di più di 3 gol a partita, 3,1. 14 li ha fatti in casa. Vi ricordo anche la settimana scorsa un 7-0 al Norimberga. Su però 20 gol ne ha fatti 7. Gliene ha fatti 3 al Monaco, anche se parliamo di un Monaco in crisi, però gliene ha fatti 3 in Champions e non è mai facile vincere 3-0 in Champions perché comunque si affrontano le più forti squadre d'Europa. Secondo me il Borussia in Germania attualmente è la squadra del momento, è la squadra più in forma, che va in gol con una facilità pazzesca. L'Augusta sarà un avversario ostico, ma secondo me a 1,45 una squadra come il Borussia in questo momento la potevamo trovare anche a quota 10, io l'avrei giocata comunque, l'avrei pronosticata comunque, perché vado su una squadra che forse nel nonostante tutto non si è impegnata dalla Champions League, pensi che non, sì, sai non perché? Sia stanca? Sai perché? Può darsi, però ha giocato 2 partite casalinghe. E Monaco in casa e Augusta in casa, non si è spostata da Borussia. Io magari quello che dico potrà sembrare una scemenza, però guarda che il viaggiare in aereo e fare trasferte, ritornare oppure fare altre trasferte, oltre al viaggio che può essere stancante per una squadra, uno si allena anche poco. Certo. Quindi se tu rimani in casa e giochi 2 partite casalinghe in 3 giorni, comunque le squadre vengono a giocare in casa tua, tu rimani in casa e non fai trasferte, ti alleni di più, comunque è più semplice. Certo. E per l'andamento che sta avendo il Borussia, sinceramente io lo vedo vincente. Su West Bromwich Reading c'è poco da dire, campionato di Serie B inglese, l'ho sempre detto, si segna molto. Tra l'altro il West Bromwich secondo in classifica con 21 punti in 11 giornate, Reading solo 9 punti, bassa classifica. Il West Bromwich ha fatto in 11 giornate ben 27 gol e ne ha subiti 16, ha una media gol di 4 a partita tra fatti e subiti, e qua stiamo parlando di un over 1,5, cioè segna tantissimo e infatti è basso, 1,19 basso, subisce tanto. Ma mica tanto, io fossi un bookmakers questo over 1,5 l'avrei dato a 1,09, 1,10, 1,13 al massimo. Cioè stiamo parlando di 43 gol in 11 partite tra fatti e subiti, il West Bromwich. E anche perché Reading, non l'hai spinta fino a 2,5? Perché è un raddoppio. Ah beh. Perché è un raddoppio e nel raddoppio si deve
scegliere la squadra del momento, ma anche non azzardare troppo con le quote, non rischiarle. E veramente ero indeciso se mettere un over 2,5 nella multipla, però siccome io nei raddoppi ci conto tanto e adesso che finalmente mi sono sbloccato vorrei continuare con la serie positiva e non ritornare agli errori, ho preferito giocare questa, pronosticare questa come over 2,5, anche perché il rating non è da meno, 14 gol fatti e 16 subiti, quindi 30 reti tra fatti e subiti in 11 partite, anche il rating ha una media di 3 gol tra fatti e subiti a partita. Quindi, tra l'altro in trasferta ha già subito 8 gol quest'anno e West Bromwich dei 27 totali 16 li ha fatti in casa, quindi secondo me questa partita vincerà anche West Bromwich a mio avviso, però l'over 1,5 dovrebbe uscire facilmente. Per il campionato brasiliano sei andato anche qua, sono abbastanza sicuro. Il campionato brasiliano io lo seguo tanto e qui in casa le partite, le squadre che sono favorite vincono quasi sempre, l'ho sempre detto, qua c'è un divario enorme tra, anche se la classifica è più corta, ma perché è più corta? Proprio per quello che ho detto poco fa, chi gioca in casa in Brasile vince quasi sempre, si vedono rare vittorie in trasferta, infatti il nostro amico Roberto che segue il campionato sudamericano e lo sa, i due in Sud America se li va a giocare in Argentina, certo, perché sa che in Brasile escono più difficilmente, tra l'altro poi stiamo parlando del Grêmio che è una squadra che in casa fa sfracelli di gol. Ricordo che è l'ultima delle tre, quindi possibile copertura, è un 1-1,35, un 1 vantaggioso. Il Grêmio è terzo in classifica con 50 punti ed è a soli 3 punti dal primo posto, quindi è in piena corsa per vincere il campionato brasileiro. Considerate che siamo alla 28esima giornata e ne mancano altre 10, quindi 3 punti non sono nulla in 10 giornate, ok? E il primo posto è occupato da Palmeiras e International e il Grêmio subito dietro. Bahia invece occupa la bassa classifica con 30 punti e dice sì, 50 il Grêmio, 30 il Bahia, ho detto classifica corta ma il divario è enorme secondo me, anche perché il Grêmio viene da 3 vittorie consecutive, è fortissimo come ho detto prima in casa, le vince tutte in pratica, e il Bahia non vince invece da 4 giornate, viene cioè da 4 sconfitte consecutive. Mamma mia! Quindi sinceramente il Grêmio secondo me potrebbe completare il trittico di questo raddoppio. Perfetto, allora Davide ci ha fornito anche il suo raddoppio e adesso passiamo, dopo aver pronosticato... Scusami, che qui non c'è il bonus. Il bonus, sempre non c'è il bonus. Perché sono solo 3 partite, quindi qui non c'è il bonus. Adesso ci fermiamo al semaforo, dal semaforo bisogna fermarsi. Andiamo da Roberto, allora... Vediamo cosa ci ha pronosticato e scelto Roberto. Ricordiamoci che quel segnetto alla fine della partita significa sabato o domenica. Allora, Davide, io vado a enunciare le partite gialle, verdi, gialle e rosse. Sì. Tu scegli la tua, sì, e poi io sceglierò naturalmente la mia. Va bene. Allora, iniziamo con le partite verdi. Roberto ci ha pronosticato Tottenham Cardiff 1 a una quota di 1,25 che si giocherà sabato. Catania Vibonese. Risultato 1 a una quota di 1,30, si giocherà sabato. Braga Rio Ave a 1,45, si giocherà sabato. Copenaghen Randers, risultato 1 a una quota di 1,40, si giocherà di domenica. E Napoli Sassuolo, risultato 1 a una quota di 1,35, si giocherà domenica. Davide, un risultato, quale scegli? Io scelgo il Copenaghen contro i Randers. Quindi, lui Davide... è andato a scegliere parecchi uno anche un po' complicati, sì il Napoli, però il Sassuolo non è una cattiva squadra, anche Braga Rio Ave sono prima contro quarta, a me convince più di tutti il Copenaghen perché secondo me il divario in Danimarca tra Copenaghen e Randers è molto ampio. Perfetto. E viene anche da una bella vittoria ieri in Europa League in casa del Bordeaux. Perfetto, allora Davide sceglie Copenaghen Randers, io mi vado a scegliere invece Catania Vibonese 1 a 1,30. Punti sulla Serie C. Sì, me ne vado a Catania. Guarda. Penso che la Serie C, anche questa, sia la prima partita di una Serie, sì, C italiana. Assolutamente sì. Quindi bravo anche a Roberto. Perfetto. Perché noi in tutte queste puntate stiamo anche cercando. Roberto è andato veramente oggi su tutti i risultati, eh? Su tutti i segni è andato, non è andato né su over e su niente. Sì, solo lo segni. Stavo notando anche io. Ok, quindi io mi sono scelto Catania Vibonese mentre Davide ha scelto Copenaghen Randers. Andiamo nelle quote gialle. Leeds Brentford, risultato 1. Quota 2,30 si giocherà di sabato. Boavista CD Aves, risultato 1 a 1,90 si giocherà di domenica. Monaco Rennes, risultato 1 a 2,15 si giocherà di domenica. CSKA contro Lokomotiv Mosca, 2,10 si giocherà di domenica, risultato 1. Astromitis contro il Pass Giannina, risultato 1 a 1,70 si giocherà di domenica. Quale vai, Davide?
Qui sono un po' più complicate. Ha azzardato l'uno del Monaco, perché Prima o poi uno la dovrà è in piena vincere. crisi, e sono d'accordo anch'io. Anche se è sempre una partita rischiosa, visto il cattivo momento del Monaco, la Stromitos è un uno che potrebbe uscire, però io, che sono testardo e a me Ho già piace capito tanto il dove vai ad campionato andare. inglese, io mi vado a scegliere di nuovo il Leeds, che se tu ti ricordi, la scorsa settimana, in quella schedina che è andata proprio male, 6 su 7 errori, il Leeds ha perso in casa, io non penso perda nuovamente in casa, anche se il Brentford è una squadra che attualmente è quarta in classifica. Ecco Vabbè, perché perché l'uno lo troviamo 2,30. a 2,30, però il Leeds è primo, è molto forte, segna tanto e in casa lo sgambetto l'ha già preso, quindi secondo me due consecutivi sarà difficile. Come sempre, sei andato a fregare la parte che volevo scegliere io, e io mi vado a piegarmi su CSKA Mosca, Lokomotiv Mosca, vado nel Ma derby a quota la puoi 2,10. mettere Ti ho secondo detto di no, io devo andare sempre contro di te. me? Va Allora, quindi io bene. mi vado a prendere CSKA Mosca contro Lokomotiv Mosca, Meno male che la 1-1. regia va sempre sulle schermate perché in questo momento almeno non ci vedono i telespettatori le occhiate che ci Esatto, mandiamo. esatto, esatto. Ecco, infatti mi è tornato subito in studio. Allora, andiamo, grazie regia, con le quote rosse, e dove troveremo Benfica Porto X a 3,25, si giocherà di domenica, e Spagnol Villarreal X a 3,15 si giocherà di domenica, AEK Atene Olympiacos X a 3,15 si giocherà di domenica, Glasgow Rangers Hearts risultato X a 3,80 si giocherà di domenica, e Thun contro FC Zurigo X, quindi 5X a 3,45 si giocherà di domenica. Guarda, qua È un è casino. stato davvero, e mi viene da dire, Roberto, sei stato davvero cinico, Esatto. perché è andato a scegliere 5 partite davvero complicate, di squadre che si molto equilibrate, diciamo. Io tra tutte queste vado a scegliermi il big match del Portogallo, perché secondo me, come molti big match, e soprattutto in Portogallo dove le squadre forti subiscono pochissimi gol, molte volte i big match finiscono con un pareggio, come dire non facciamoci male, ancora mancano parecchie partite. E secondo me Benfica Porto, anche se il Porto è leggermente favorito, perché secondo me come squadra è più forte del Benfica, però il Benfica gioca in casa, quindi diciamo che il gap tra le due squadre viene un po' Attutito. azzerato dal fatto che il Benfica gioca in casa. Vengono entrambe da due bellissime vittorie fatte in Champions, il Porto col Galatasaray, il Benfica è andato a vincere in 10 in casa dell'AEK Atene. Secondo me questo pareggio potrebbe essere molto probabile, visto il momento di forma uguale di entrambe Quindi le Benfica Porto X, io qua non so veramente dove andare ad arrampicarmi, e me ne vado in Svizzera, dove vado a giocare il Thun contro l'FC Zurigo. Risultato X a 3,45 squadre. domenica. Volevo darti un consiglio, scegliere. Io ero indeciso tra Benfica Porto e Glasgow Rangers Hearts. Sono due squadre forti, però Io invece mi scelgo la terza ci potrebbe stare anche ipotesi. questo. Guarda, sono 5 pare qua. Al contrario delle altre settimane, Sono 5 problemi credimi, improbabili. io vedo Possibili. quasi tutte le quote rosse, mi trovo d'accordo con Roberto su quasi tutte le quote rosse, anzi forse tutte. L'unico rischio potrebbe essere quell'uno del Boavista tra le quote gialle. E non so, Braga Rio Ave potrebbe anche scapparci un X qua, però fondamentalmente in tutto il contesto sono quasi d'accordo su tutto con Roberto. Perfetto, allora, Ci ha Roberto, facilitato le scelte questa volta. Bravo Roberto. insomma, Bravo comunque, Roberto. allora, ricapitolando, Davide ha scelto nelle quote verdi Copenaghen Renders, quote gialle, se non sbaglio, Leeds Brentford, e Sì. quote rosse Benfica Porto. Io invece ho scelto quote verdi Catania Vibonese, quote gialle CSKA Mosca, Lokomotiv Mosca, e quote rosse Thun contro FC Zurigo, alla quota di 3,45. Io ho fatto più o meno una quota 11 quasi. Io sarò là, non l'ho fatta, ma Qualcosina, seriamente sì, forse qualcosina in meno, meno, perché sì. come al solito ti vai a scegliere delle Però quote più l'altra volta era di semplici. più, sì, guarda. Allora, andiamo a vedere l'ultima schermata che riguarda la schedina del tifoso, che è da un nostro amico, un nostro grandissimo amico, lo conosciamo tutti e due, ed è il nostro amico Marco Antico. Abbiamo avuto suo fratello ospite nelle prime puntate, Sì. lui ha preso invidia e ha detto voglio scrivere anch'io, e ci ha scritto e ci ha mandato questa schedina. Se abbiamo detto di sì ad un fratello, E perché non dire di possiamo no? dire all'altro, certo di no. Intanto Allora, salutiamo e ringraziamo Marco Antico, ciao eh? Marco, allora,
ci ha mandato questa schedina: campionato olandese, Eredivisie, PSV Eindhoven, Venlo over 2,5 quota 1,42, campionato spagnolo, la Liga, Valencia Barcellona, segno 2 quota 1,67, campionato spagnolo, Liga, Alaves Real Madrid, segno 2 quota 1,40, campionato inglese, Premier League, Manchester United Newcastle, segno 1 quota 1,46, campionato italiano, Serie A, Udinese Juventus, risultato 2 quota 1,30, campionato scozzese, Premiership, Glasgow Rangers Hertz, risultato 1 una quota di 1,72, campionato italiano, Serie A, Spal Inter, segno 2 quota 1,66, generatore di quota 19. Guarda, cosa ne pensi? Marco, che io saluto di nuovo perché abbiamo giocato insieme negli amatori. Eh beh, uno come Marco solo negli amatori può giocare, effettivamente. Vabbè, adesso siamo entrati in un'età dove anzi nemmeno negli amatori più ci vogliono. Ormai siamo Marco, lo sai che scherzo, ti voglio bene. Ormai siamo per i pensionatori, non per gli amatori. Tra gli scapoli e gli ammogliati. Comunque, ecco. Qui, al contrario di tutto quello che ho detto io, lui ha giocato solo squadre blasonate. È un'arma a doppio taglio, perché le squadre forti, se seguono i pronostici, mi viene da dire, le deve azzeccare per forza tutte. Speriamo che non cade una di queste. Intanto io PSV Venlo, velocemente dico che per me un over 2,5 in Olanda lo gioco sempre, soprattutto quando si tratta del PSV, e io la scorsa settimana ho detto che il PSV ha fatto il record di gol segnati, quindi vedo un over 2,5 tranquillo qua. Sono d'accordo con Marco. Beh, il Barcellona favorito. Il 2 del Barcellona, visto come si è ripreso vincendo ieri in Champions in casa del Tottenham 4-2, ha fatto una bellissima vittoria. E il Valencia lo vedo davvero male quest'anno. Si è visto. Ha giocato anche lui in Coppa. Ha giocato anche lui in Coppa. E sì, ha preso un buon pareggio in casa del Manchester. Però io, una squadra che ha giocato tutta la partita con l'uomo in più contro la Juve, non ha tirato in porta. Tra l'altro non ha saputo segnare nemmeno sul calcio di rigore contro la Juve. Esatto. Non posso che non vedere il 2 del Barcellona, quindi qua mi trovo d'accordo con Marco. Alaves Real Madrid, questo è un rischio. Uno, perché il Real sta davvero andando male. Non vince più e non segna più, perché non ha segnato col CSKA Mosca, non ha segnato nel derby. E l'Alaves, chi va a controllarsi le statistiche, se lo vuole fare, è una squadra che prende molti pochi gol, soprattutto in casa. Fa molti 0-0, 1-0, oppure se perde 0-1. Infatti penso che sia la squadra più... Questa è una partita tosta, che considerato le assenze che... Una delle quote più basse, tra virgolette, comunque. Sì, sembra strano. Ecco perché io non la rischierei mai. Qua, secondo me, Marco, dentro di sé lo avrà detto, è sempre il Real Madrid e io comunque, crisi o non crisi, assenze o non assenze, me lo vado a giocare. Io, questa era forse quella che io avrei evitato più di tutti. Questo 2 per me è molto rischioso. Il Manchester, sai perché lo vedo? Perché prima o poi una partita in casa la deve vincere. Vincere per forza. Non ha vinto col Valencia. Beh, incontra anche, non incontra nessuno, il Newcastle è veramente poca roba. Lo so, anche il Valencia era poca roba in Champions. Lo so, la Champions è tutta un'altra cosa. Eppure è finita 0-0. Non ha vinto col Wolverhampton. Sì, però l'ha presa a pallonata. Secondo me, per la legge dei grandi numeri, prima o poi deve anche vincere in casa. Quindi quest'uno ci può stare. Il 2 della Juve. Non è una cattiva quota. Il 2 è il minimo sindacale. Non sorvoliamo, nemmeno andiamo. Magari è quella che sorvoleremo. Vedremo la prima sorpresa, ma non penso. Questa è una quota difficile, secondo me. Questa è molto difficile. Però attenzione, i Glasgow Rangers hanno giocato in Coppa ieri. Non mollare mai. Ieri hanno fatto una bella vittoria 3-1. E guarda che Rapid Vienna era una squadra ostica. Steven Gerrard, ricordiamo, l'allenatore dei Glasgow Rangers, è uno che non molla mai e l'ha dimostrato in una famosa finale, purtroppo, ahimè, contro il mio Milan, che ci hanno recuperato da 0-3, 3-0. E sono molto forti in casa, l'hanno dimostrato ieri in tutto l'anno. Gli Hearts sono attualmente i primi in classifica, però i Rangers, se faranno la loro solita partita casalinga, tutto cuore e muscoli, secondo me potrebbero portarla a casa. Poi c'è questo Spal Inter. Partita ambigua, però la spalla adesso è iniziata. Per me... ha iniziato a prendere la cavata, diciamo. Anche perché le prime due partite, 6 punti, sembrava strano a tutti. Ha fatto 2-1-0, però io l'avevo detto all'inizio, con due squadre della sua portata. Quando ha iniziato a beccare le prime trasferte dure, le prime squadre ostiche, le ha prese da tutte le parti. Infatti. È considerato l'Inter del momento, quel 2 ci può stare. Diciamo che tutto sommato in questa è una buona schedina, dai. Anche se ha messo tutte le grandi, il rischio maggiore è il Real. Pure per me.
o Glasgow, una delle due. Allora, diciamo che abbiamo fatto una puntata come sempre molto ricca. Sì, molto ricca, peccato per questo maltempo che ci ha rovinato un po'. Purtroppo ha portato danni anche notevoli. Siamo molto vicini alla popolazione di Siderno perché ha avuto diversi danni, purtroppo siamo sempre vicini a loro per qualsiasi cosa. Comunque nelle prossime trasmissioni sicuramente il discorso verrà riaperto riguardante i danni che sono stati veramente ingenti nella zona lato President, veramente sono stati veramente danni importanti. Speriamo che tutto si risolva. Zona, quindi è facile che il vento ne fai, poi c'è stato un vento fortissimo. Al di là di questo, peccato non aver potuto commentare con qualcuno telefonicamente. E anche per colpa di questi disguidi, purtroppo abbiamo dovuto mandare in sovraimpressione tutte le partite. Prima c'era partita per partita quella suspense, e quindi siamo stati anche un po' veloci o meno veloci nelle statistiche, nel commentarle. E sicuramente nella prossima puntata torneremo alla normalità. Mi viene intanto da fare sempre un ringraziamento a Roberto che collabora con me tutte le settimane. Grazie Roby. E a Marco Antico, lo saluto di nuovo. Marco, sei il giocatore numero uno, sarai un dilettante, ma sei il numero uno. Spero di incontrarlo presto per salutarci anche di persona. E non abbiamo avuto la schedina telefonica, però vuol dire che commenteremo la prossima puntata la prossima settimana. E speriamo insomma che questa settimana vada come la scorsa. Perfetto. Un saluto a tutti. A me non mi resta che salutarvi, rinnovarvi il prossimo appuntamento per venerdì prossimo, sempre ore 19, da parte di Davide Benici e da parte di Samuele Lombardo. Una buona settimana e un buon pronosticando. Ciao.